Sono Sara Ritano e sono referente portavoce del collettivo studentesco Sagitta, che è un collettivo studentesco nato quest'anno per creare uno spazio sicuro e in cui i giovani si possano unire e resistere e lottare insieme. Vale che non c'è pace senza la liberazione del popolo palestinese, perché è un popolo oppresso da anni. E quindi la nostra manifestazione richiede la liberazione del popolo palestinese e il riconoscimento di uno Stato palestinese. Questo per noi è importante, quindi prendere una posizione, non manifestare semplicemente per la pace, perché se si fa la pace anche il guerrafondaio vuole la pace. La pace è un qualcosa di troppo generale, in questa situazione non è così difficile prendere una posizione in favore degli oppressi. Le posizioni sul 7 ottobre riguardo le associazioni che sono presenti sono diverse, però siamo tutti d'accordo che siamo contro qualsiasi martirio, uccisione di civili. Allo stesso tempo pensiamo che comunque Hamas non sia l'unico movimento di liberazione del popolo palestinese e di resistenza. E quindi l'attenzione non deve concentrarsi su quello, ma si deve concentrare su un aspetto un po' più generale e comune, è l'intervento soprattutto dell'Occidente, in quanto noi occidentali, quindi non giudicare sempre dal punto di vista di occidentali quello che succede in paesi lontani da noi, ma ascoltare le loro voci e stare dalla loro parte. Beh, a sostenere la Palestina, mandare un messaggio al popolo palestinese, per mandare un messaggio al popolo palestinese, perché è da anni che si perpetua questa occupazione da parte di Israele del territorio palestinese. Pensate che sia, è un quarto, la Striscia di Gaza è un quarto della città di Roma, e con tutto ciò che hanno questo piccolo spazio li stanno, come dire, allontanando sempre di più, con l'aiuto, voglio dire, dei governi imperialisti che in questo momento stanno aiutando Israele. Noi pensiamo che, voglio dire, non è più pensabile una cosa del genere, è un modo vigliacco per espellere gente dal proprio territorio e soprattutto dai territori dove c'è gente inerme, bambini, dove ci sono familiari, gente che non hanno nulla a che vedere con la guerra, non hanno nulla a che vedere con Hamas. Se vogliono combattere Hamas, colpissero i militari di Hamas, ma non bambini inermi e familiari. Noi pensiamo che sia una strage che non può continuare in questo modo. Tutto ciò, ripeto, supportato da poteri imperialisti. E quello che sta succedendo in Israele, onestamente, è un fanatismo solo per eliminare la gente della Palestina. Ecco perché siamo qua oggi, per mandare un messaggio alla Palestina: noi ci siamo e in qualsiasi momento la USB sarà presente in qualsiasi manifestazione. E il 7 ottobre, diciamo che è stato, come dire, il riscontro di 78 anni di occupazione. È stato un riscontro. Onestamente, non è che condividiamo l'attacco armato, perché, come non condividiamo l'attacco armato di Israele, non condividiamo nemmeno quello di Hamas. Però è stato, come dire, un momento per mettere alla ribalta, secondo me, quello che sta succedendo da 78 anni là, perché i territori del 67 non li ha riconosciuti nemmeno l'ONU. L'ONU non ha riconosciuto quei territori e loro continuano insediamenti e occupazioni sempre. Quindi è stata, come dire, una recrudescenza quasi cercata da Israele, anche perché Hamas è stato sempre sostenuto dal governo di Israele, è stato sempre sostenuto dal governo di Israele, una formazione di centrodestra che è stata utile a Tel Aviv. Adesso purtroppo ci si è percossa contro.